stava a essere fotografato. Non c'era mezzo. Guarda, vai! Un suo allievo, di nome Gandababu, non si mise in mente di fotografarlo di nascosto. Mentre il guru era in meditazione su una panca vicino a un paravento, 12 lastre gli scappò. Corse a sviluppare. E che cosa vide? Impressionato. Solo panca e paravento. Panca e paravento. Panca e paravento. Nel libro c'è anche la foto. Della panca e del paravento. Della panca e del paravento. Del maestro Masaya, no? Questa è l'unica grande e rara immagine del maestro Masaya. E come ha fatto? E come ha fatto? Perché Gangababu si mise a piangere. Ma sai, allora fece un'eccezione e gli disse: vieni qua, poserò per te, Gangababu. Queste sono cose di forza mentale. Gli altri si suggestionano. Si può far sparire quello che c'è e brillare quello che non esiste. Questa forza qui io non ce l'ho, io sono troppo occidentale. Io al massimo posso ipnotizzare una gallina.